Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa piena, un veicolo proveniente da un qualunque posto, insomma un qualunque garage, e un'attività recente o nostra o di un nostro amico che ci riconduce a GTA Online. Adesso vi faccio vedere. Per trovare un'attività recente andate in ovviamente nel gioco, dovete scendere sotto e trovare un'attività recente. Scusate ragazzi, ma come ho già detto anche su Telegram sono influenzato, però ho voluto tirare fuori questo glitch visto che oggi diciamo la febbre si è abbassata notevolmente. Speriamo di poterci riprendere al più presto e di poter ritornare in carreggiata come sempre. Allora, a questo punto ragazzi, una volta che avete l'attività dovete cliccare due volte tasto PS e vi dirigete verso la base operativa, cliccate due volte tasto PS e aspettate che diciamo non si senta più nessun rumore, skippate il messaggio e poi premete due volte triangolo ragazzi, come avete visto, come nei glitch in precedenza. Allora, io qui sono in una sessione pubblica ragazzi, perché comunque il bug viene in una sessione pubblica, per giunta sono anche in manuale, per quelli che lo faranno su Xbox One mettetevi in manuale ragazzi per poter fare bene il bug, per quelli che lo faranno su PS4 non importa, io qui stavo in manuale, non so neanche perché, però vabbè, fa nulla. E come dicevo, se dopo vi inviteranno in una sessione privata, il bug potrete portarvelo anche in una sessione privata, quindi non avrete nessun problema diciamo a fare il glitch. Oppure fate come me, vi mettete in una sessione pubblica in mira manuale, penso che poca gente venga lì a rompervi il cazzo insomma. Quindi una volta che siete respawnati, che avete fatto il tutto, prendete un veicolo di strada come ho fatto io. Io qui sono andato a prendere una moto perché la preferisco, che ha l'agilità giusta diciamo ragazzi. Chiamiamo Lester che ci chiamiamo dal cazzo di sbirri. Dopodiché premete il touchpad, come vedete sono in una pubblica. Allora premete il tasto touchpad e vi dirigete come nei vecchi glitch dall'altra parte della base operativa, togliendo il touchpad con il tasto cerchio. Allora, se vi farà entrare, quando rientrerete basterà che cliccate due volte il tasto PS e ripetete il bug nuovamente, quello del rumore insomma dell'ascensore. Se invece non vi farà entrare vorrà dire che sarà andato tutto bene e dovete semplicemente andare lateralmente come ho fatto appena io, entrare nella base operativa. Scusate ragazzi, una volta nella base operativa prendete il veicolo che volete duplicare. Qui ovviamente non dovete sostituire nulla e andate a prendere il veicolo che volete duplicare. Il veicolo deve essere un veicolo lowrider possibilmente. Qui dentro casa ragazzi abbiamo l'ospedale, siamo tutti quanti influenzati e comunque come dicevo prendete il veicolo lowrider che volete duplicare, ovviamente con targa personalizzata, non duplicate auto di lusso perché tanto non serve un cazzo ragazzi, io l'ho già spiegato un milione di volte. Uscite con il vostro veicolo e quando siete fuori premete triangolo triangolo, vi apparirà nuovamente la scritta base operativa piena,
più allontanate ovviamente dal, diciamo, dalla base operativa, una distanza considerevole, e ritornate in base operativa, ragazzi, come sto facendo io. Qui sono andato un po' troppo lanciato, comunque vi dirà base operativa piena e andrete a sostituire il veicolo. Ragazzi, quando fate le duplicazioni, le auto che avete duplicato, come adesso andremo a vedere, se uscirete dalla base operativa con quell'auto vi butterà fuori. Quindi, per rendere effettive le duplicazioni, dovrete comunque riavviare il gioco, sia se vi passano un'auto, se un amico vi passa un'auto, sia se comunque duplicate voi le vostre auto. Quindi mi raccomando, ricordatevi di riavviare il gioco. E niente ragazzi, il glitch è questo, spero di portare anche il glitch del give a car to friend, vediamo un attimino se ce la faccio. Detto questo, scusate ancora per la mia mancanza, però sono cristiano pure io, sto male pure io, e ogni tanto mi capita, è un brutto vizio lo so, però ogni tanto capita pure a me. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.